Innanzitutto abbiamo reintrodotto la toccata a Parenzo, che è frutto di una forte richiesta, chiaramente soprattutto delle agenzie turistiche, che hanno richiesto che venisse ripristinata questa toccata. Toccata che, come possiamo vedere quest'oggi, ha una sua attrattività turistica notevolissima. La seconda novità che è stata introdotta è quella di consentire a turisti che soggiornano a Parenzo piuttosto che a Pirano anche la possibilità di avere un arrivo in mattinata, in tarda mattinata a Trieste e una ripartenza in tardo pomeriggio, in modo da poter apprezzare anche le maggiori attività turistiche di Trieste. Ecco, c'è anche l'interesse per inserire una tappa a Capodistria. In che direzione vanno i colloqui che compassiamo? Ma allora, i colloqui sono stati, come dire, attivati direi già da qualche mese. È recentissimo un segnale di attenzione, in particolare dal sindaco di Koper, per poter fare in modo che una prima toccata, bisogna studiare bene in quali giornate, in quale periodo, di questa linea possa venire direttamente a Koper, che ha dato ampia disponibilità in questo senso. Il finanziamento annuale in questo momento è di 900.000 euro all'anno e posso dire che nello sviluppo triennale di questo finanziamento il medesimo è garantito sia per il 2017 che per il 2018. Sono fonti regionali, in passato abbiamo goduto di finanziamenti europei sul programma IPA Adriatico e nostra volontà nella nuova tornata di programmazione europea, in particolare per il programma Italia-Croazia, di inserire nuovamente un'implementazione di questo servizio all'interno di questo programma. Prendendo spunto dal dato turistico, la volontà è quella di migliorare la conoscenza, di migliorare gli scambi, non solo commerciali, ma anche così di mero svago, tra le popolazioni che vivono in quest'area e che erano tradizionalmente abituate a utilizzare il mezzo marittimo.